Amici di Nerd Games, ben ritrovati, nuova puntata della nostra serie podcast A qualcuno piace Nerd, e per me onore e sono molto felice di avere come altri due ospiti per questa puntata. Do subito un saluto, sempre rigorosamente in ordine di schermo, a Diletta e Giulia. Ciao, grazie, Buonasera. accidenta. Autrici del fumetto Gli Scapestrati della Linea Gotica, e siamo qui a parlare proprio di quest'opera. Allora, io faccio una brevissima introduzione, poi chiaramente sarete voi, chi meglio di voi per raccontare questo fumetto. Tra l'altro, diciamo, il tutto ruota attorno a un evento, insomma, che ha caratterizzato, diciamo, la fase finale del secondo conflitto mondiale, in particolar modo nel Lucchese, la strage di Sant'Anna. Siamo in diretta oggi, il 6 giugno, insomma, tra un paio di mesi anche l'ottantesimo, insomma, anniversario ad oggi, 6 giugno, ottantesimo anniversario del D-Day, quindi dello sbarco in Normandia, e appunto questa, diciamo, una rappresaglia nazista, ecco, appunto in questo paese del Lucchese, che viene raccontato attraverso l'arte del fumetto con occhi, diciamo, un po' diversi. Ecco, diciamo così, poi dopo chiaramente chi meglio di voi per raccontare. Io partirei da una semplice ma non così banale domanda. Da dove nasce l'idea di raccontare questo evento, cioè di incentrare un fumetto su questo fatto? Non so chi si Allora, vuole raccontare. l'idea nasce da intanto un'esigenza che sia Giulia abbiamo subito condiviso, che è quello di fare storia in un modo semplice, immediato e che arrivi soprattutto a tutti. E tutto si incentra in una zona della Toscana che è tutta la parte della Garfagnana e Mediavalle, quindi siamo in Lucchesia, e da lì nasce quello che è un episodio storico importante, Sant'Anna di Stazzema, ma anche tutta la parte della ritirata che nell'anno del 44, come abbiamo visto, lungo la linea gotica, ha testimoniato episodi importanti. Episodi importanti che però sono sempre stati raccontati da voci di persone che poi hanno lasciato le proprie testimonianze, hanno scritto il proprio libro, hanno fatto la propria intervista, nel tempo hanno avuto un modo di dire la propria esperienza, di raccontarla e di farsi sentire. C'erano però dei piccoli in questi anni, e questi piccoli nella loro realtà hanno provato a vivere questo momento e a riportarlo, però in pochissime occasioni sono riusciti a farsi sentire, e questa è proprio la storia di Pier Giorgio. Pier Giorgio, lui è responsabile attualmente del museo a Borgo a Mozzano, e in questa occasione lui ci presenta il museo e solo in una seconda parte, quasi sul finale, ci racconta com'è che lui è così vicino e stretto a questo museo, che poi è la vera storia che poi noi abbiamo deciso di rendere protagonista per dar voce a quello che è un episodio che ancora non era stato raccontato, che però meritava tutto. Tra l'altro molto, molto interessante anche come, diciamo, a microfoni spenti, già vi dicevo, di raccontare una storia sconosciuta in una storia conosciuta. Nel senso, la Seconda Guerra Mondiale è, ahimè, dietro l'angolo, è appena passata quasi, eppure ci sono tante storie all'interno, insomma, di questo macro argomento che o non sono sconosciute, o sono poco conosciute, sono del tutto sconosciute, quindi, nel senso, questo è, insomma, secondo me è un grandissimo merito dell'opera. Un aspetto che mi è piaciuto molto è anche, insomma, io dico solo l'elemento, poi per non creare spoiler, ecco, insomma, la presenza del cinema, è un aspetto che fa capire anche come si possa vivere un dramma, perché di fatto di questo stiamo parlando, ecco, quindi anche questo assolutamente è molto, molto, molto apprezzato. Sì, ma Sì, infatti guarda, cinema. se posso aggiungere, scusa Certo. Diletta, anzi, ben volentieri, Giulia. secondo me è importante dire che la storia di Sant'Anna di Stazzema è molto importante,
in questa graphic novel, ma non mi sentirei di dire che è il centro di questa graphic novel. Cioè, in realtà è un po' più una matrioska di quella che dicevi, non è una storia non conosciuta nella storia conosciuta, ma è una condivisione di cui non si parla in una storia sconosciuta e in una storia conosciuta. Cioè, secondo me, quello che è al centro del fumetto è l'animo di questi bimbi che non hanno potuto essere bambini fino in fondo perché erano inseriti all'interno di questa situazione terribile. Quindi è un po' questo miscuglio, no? Come parlavi anche tu adesso del cinema, che è particolare come cosa che porta fuori Pier Giorgio. Adesso, davvero, senza fare spoiler, spero che poi chi vede questo podcast e chi lo ascolta possa andare a sfogliare e leggere le pagine degli Scapestrati, però cioè, è crudo come la loro realtà non possa essere una realtà per bambini, alla fine dei conti. Cioè, loro sono spensierati perché hanno quell'età lì, ma in realtà non possono proprio averla, no? Non so No, se... esatto. E poi anche traslando, diciamo, ai giorni nostri, in altri luoghi, può essere terribilmente attuale con un fumetto del genere. Questo fa assolutamente, assolutamente riflettere. Quella, tra l'altro, è stato il punto in comune fin da subito che tramite l'editore e l'editor, io e Giulia siamo subito entrate in contatto, perché proprio l'idea era quella di rappresentare una storia che ieri come oggi viviamo tutti, ad ogni fascia di età, magari chiaramente non ci possiamo rispecchiare in un bimbo di 7 anni, però quando noi avevamo 7 anni, sicuramente a livello globale è successo qualcosa che per noi in quel momento era la nostra guerra. E poi andando avanti riviviamo questa cosa tramite gli occhi di ragazzini che in quel momento per loro tutto si svolge in quel determinato contesto, ma è un qualcosa che si snoda ad ogni periodo storico assolutamente. A chi lo consigliereste? Nel senso, già nella prefazione un po' comunque viene anche spiegato, insomma, anche qual è l'obiettivo un po' di quest'opera, ecco. Ma se doveste consigliarlo a qualcuno in particolare, ma che non sia proprio una persona singola, però un fumetto che è adatto a... Giulia? Vai, Emile. No, Giulia, su questo aspetto, anche perché appunto Giulia da educatrice sicuramente in questo è stato un Ex consiglio prezioso che ci ha educatrice, dato. per ora già ex educatrice. E, no, allora, secondo me è consigliabile dalle medie in su. Non perché il target è pensato per quello, ma perché ha degli scopi differenti. Il primo è quello di sapere anche dei filari della storia di cui non ci raccontano nei libri, e il secondo è quello di ricordare, cioè fare memoria è secondo me principalmente quello che vogliamo fare con un media di questo tipo, un prodotto di questo tipo. Scusate, non per forza questo media, in realtà ci sono tantissime cose fatte per fare memoria, però secondo me questi prodotti, questi oggetti, questi video, queste registrazioni, queste storie ci aiutano a non dimenticare mai, perché poi se no sappiamo cosa succede e a raccontarlo a chi invece magari adesso perdendo anche l'emotività familiare, no, di questa cosa, non perché non ci fosse, ma perché banalmente lontana, magari sono morti dei Certo. nonni. Sono morti degli zii o qualcuno in particolare e questa storia non viene più narrata e quindi magari un ragazzino di adesso la riduce alle quattro o alla pagina del libro di storia, quattro Sì, righe, ho alle quattro date che devi imparare per forza per superare la no? verifica Esatto, finale. invece nel bene e nel male, secondo me dobbiamo ricordarci che è insito nella nostra storia, insito nel nostro DNA e non dobbiamo dimenticare. E in Assolutamente, ricordo. realtà, quando abbiamo presentato il fumetto a Reggio, ad un certo punto è arrivata anche una mia piccola ex studentessa, faccio dei corsi di disegno base per bimbi alla scuola di comics di Reggio, e lei decisamente non è delle medie, però secondo me questo non vieta che ci possa essere una lettura combinata, cioè perché lei non potrebbe leggerlo col papà o con la mamma o con anche il nonno, Certo. che No, comunque infatti magari suo nonno era anche molto più piccolo di chi ha vissuto effettivamente la guerra, no? Quindi comunque continua ad essere memoria, continua ad essere una storia che bisogna raccontare.
Infatti, Lisca Pestrati è proprio questo scopo di essere letto a più età da soli, ma non per forza, e ogni volta scoprire quel qualcosa in più, identificarsi, interagire anche con i personaggi, cose che sono venute fuori proprio anche durante le prime presentazioni. Ogni personaggio è un archetipo comunque che noi andiamo a riscontrare, quindi con ognuno di loro riusciamo a, in modo diverso, a sviluppare comunque un contatto, un rapporto. E anche la lettura, la rilettura, la lettura condivisa ci dà sempre un punto di vista diverso su un argomento che ogni volta lascia un qualcosa in più per poi sviluppare un proprio pensiero, un proprio modo di agire e tutto. Adesso faccio una domanda che può anche essere un po' scomoda, forse, però questo non credo, però quanto può essere addirittura importante che il fumetto possa diventare anche un medium a livello scolastico? Cioè, nel senso, io parlo poi di miei trascorsi, ormai che furono, insomma, aprire un libro e trovarsi una pagina di sole parole già ti demoralizza tantissimo, cioè già ti viene quasi l'angoscia, no? Nel doversi preparare a leggerla per poi impararla. Ma non per questo il fumetto deve essere considerato un medium minore, per poter imparare qualcosa. Quindi può Certo. essere anche, insomma, una sorta, la speranza possa essere una sorta di tipo apripista. Sì. Sì, sicuramente. Allora, c'è da dire che per me non è sostitutivo, okay, a quello che ci insegnano a scuola, perché ci sono cose che sono troppo importanti, non possono essere ridotte a un racconto, non ridotte, però magari soltanto raccontate tramite storia ci sono cose che dobbiamo tenere a mente, appunto. Di lì, secondo me, ci può essere un arricchimento molto forte con tutta una serie di media, di cui anche il fumetto. Quindi, cioè, secondo me il fumetto fa un pochino di più quello che magari una mia professoressa di italiano all'epoca fece dandoci il racconto della storia di un partigiano. Quindi noi lì stavamo già leggendo una storia che si staccava dal mero imparare le nozioni scolastiche, però, ed era un po' un entrarci dentro. Secondo me il fumetto quello che fa è anche, come forse i film e le serie TV, è anche un po' trascinarti dentro le emozioni dei personaggi. Lo fanno anche i libri, però il fumetto di per sé è popolare, cioè alla fine lo è sempre stato, è un po' più di facile usufruizione. Ed è più vicino, forse, fa meno paura, mi viene da dire. Quindi, Un po' sicuro, più, passatemi il l'aiuto. termine, leggero, ecco, ma con Sì. questo non vuol dire, diciamo, minore, ecco, però lo si affronta meglio, forse, ecco, è più facile affrontare certe tematiche attraverso il fumetto, ma anche banalmente rispetto a un film, perché un film può anche essere molto più crudo, anche un fumetto crudo e un film crudo, forse il fumetto crudo diventa più accessibile rispetto a un film. Anche Però perché non io per penso questo chiaramente ai la mente. tempi, il film è il No, tempo, è. comunque con il fumetto invece me lo creo in base a quelle che sono le mie esigenze, se ho un problema interrompo, riprendo. Poi io il fumetto l'ho sempre visto, in particolare quello storico, come una lettura utile in tre occasioni diverse. Può essere, soprattutto a scopo didattico, formativo, un pre-studio, quindi un qualcosa che mi devo avvicinare a questa parte di studio. Impegnativo, pesante, magari a volte capita di non avere nemmeno la tecnica giusta, cosa che può succedere soprattutto tra i più piccolini, e magari inizio a farlo tramite un qualcosa che attinente alla realtà, ma un pochino più scorrevole, più semplice, magari ho qualche difficoltà nell'entrare nei dialoghi, ho comunque un'immagine che mi aiuta, o comunque dei luoghi, un qualcosa che ritorna. È estremamente utile anche nel mentre, quindi magari mentre io sto facendo un argomento specifico, avere il supporto di un qualcosa un pochino più maneggevole, più veloce, mi aiuta anche magari a farmi un'idea su quello che in quel momento sto affrontando, e poi il dopo diventa un qualcosa di arricchimento importantissimo, quindi diventa sia un qualcosa a tre fasi nel mentre dello studio, ma anche può essere visto a tre fasi di età. Quindi è un qualcosa sicuramente da integrare, non da sostituire, giustamente come diceva Giulia, perché a quel punto si rischia di avere delle lacune importanti o proprio di non comprendere magari determinati passaggi o episodi poi fondamentali.
però è sicuramente un qualcosa da integrare anche a scopo personale, sicuramente. Esatto, cioè la storia, quella che ti insegna a scuola, secondo me è il fil rouge, quello che devi avere. E poi dopo ci puoi attaccare a questo, questo, quest'altro, questo è successo, me l'hanno raccontato, di qua, qua, qua. Cioè, dopo anche mettendo insieme i pezzi come in un puzzle, ti ricordi anche meglio le cose. Soprattutto con anche una cosa che piace, cioè nel senso perché leggere un fumetto è una cosa penso più piacevole che leggere un manuale, ecco. Il bel Poi, tomo di storia. esatto. Allora, per me sì, poi cioè, i No, gusti. certo, poi magari no, per carità, però quando si dice di unire l'utile al dilettevole, ecco, questo può essere uno degli esempi proprio cardini. Invece ho una curiosità dal punto di vista artistico. La scelta cromatica è stata quella di stare, diciamo, su bianco e nero, ecco, eccezione fatta per, io dico, un paio di elementi. Scusate, non faccio vedere. Uno dei due elementi lo si trova anche in copertina. Io il secondo elemento non lo voglio dire qual è. No, no, dai. Esatto. Anche perché il secondo elemento subirà una variazione nel corso della storia Esatto. e lui E sarà quindi, nel senso, da proprio. dove nasce la scelta del bianco e nero? E poi di conseguenza, dove nasce invece l'idea di dare il colore a questi due elementi? Allora, il bianco e nero, la scala di grigi è voluta perché l'attenzione del lettore doveva essere molto di più sull'espressività e sui personaggi, cioè sull'entrarci proprio in relazione. Non dico che un fumetto a colori non faccia questa cosa, però personalmente i miei disegni a colori portano la loro attenzione, secondo me, su un qualcosa di un pochino più cioè che magari vorrebbe essere un po' più avventuriero, fantastico, più uso una parola sbagliata, però superficiale, un po' più fuori, ecco. E mentre invece questo doveva tanto entrarti dentro e le pennellate di grigio, le scale messe così e il fatto che non ci siano colori, ma tu debba entrarci anche con l'immaginazione, secondo me ti aiuta tanto ad essere lì insieme ai personaggi. Invece il gatto arancione vuole essere anche lui un fil non rouge, ma arancione, Chiaramente. perché è un po' la connessione, no? Anche fra i ragazzi ed è questo piccolo sprazzo di speranza e di resistenza che vuole sempre esserci. Alla fine, se lo cerchi, ma non lo vedi, non è detto che non ci sia. È un Quindi, po' il sole nascosto tra le nuvole, ecco, volendo fare una esatto, sorta sì. di metafora, ecco. Invece un'altra domanda che mi è venuta leggendo, no, il fumetto. Avete scelto, come tu avevi anche già accennato prima, Giulia, che insomma la strage c'è ma non c'è, nel senso viene. Insomma, non dico c'è, ma non c'è. Diciamo, dal punto di vista sia, diciamo, della sceneggiatura e dal punto di vista artistico, avete sempre avuto questa idea? Cioè, l'idea è sempre stata quella di renderla presente, ma non così centrale, oppure inizialmente avete pensato anche ad altro, che poi sarebbe stato forse un altro tipo di fumetto, ecco, dando più rilevanza, ecco, a questo argomento. Allora, in realtà le scelte iniziali, quando perlomeno a me è stato proposto il progetto, è stato subito un qualcosa di raccontiamo la storia tramite un escamotage, quindi dal presente noi troviamo tramite i protagonisti un oggetto, un posto, un qualcosa che ci riporta indietro e torniamo a quegli anni. Era un qualcosa di immediato, proprio la prima cosa che viene in mente mentre che senti un'idea di un progetto. Però qualcosa di molto sterile, anche qui un termine forte, ma questo è qualcosa dove lì si vede la storia. È un tipo di storia che non sono abituata ad affrontare nemmeno io in questo modo, sono sincera. Però di primo acchito ho pensato a una fascia d'età un pochino più giovane, magari diamogli qualche piccola informazione un pochino più mediata.
E poi mi sono resa conto, proprio parlando con Pier Giorgio, che per loro non è stata mediata la storia. Loro l'hanno vissuta, l'hanno presa in pieno, non gli è mai stata raccontata una cosa per un'altra. Pier Giorgio, lui ricorda benissimo quando la mamma è stata costretta ad abbandonare la città perché il padre doveva restare là a lavorare, ma lei non era al sicuro con il bimbo. Qui lui ha tutti questi momenti estremamente concreti. Quindi togliergli importanza o alleggerirli per i bimbi di oggi sarebbe stato una mancanza di rispetto nei confronti di chi poi avrebbe letto questo fumetto e non me la sono sentita, sono sincera. Tutto questo però era anche giusto dare la vera immagine che questi ragazzini avevano in quegli anni e loro non hanno visto la guerra concretamente. I cinque scapestrati non si sono trovati a Sant'Anna davanti all'eccidio, a loro è stato raccontato tramite una serie di staffette. Quindi l'idea che poi ha accomunato me e Giulia, tra l'altro in quelle pagine, sono alcune tra le pagine dove abbiamo collaborato proprio anche con sceneggiatura e disegno 50 e 50 più che mai, perché anche nella sceneggiatura Giulia è stata importante nell'entrare e dare qualche regia ancora più utile, ancora più d'effetto sicuramente. E lì era proprio l'idea di far vedere quello che in quel momento questi cinque ragazzini ricevevano come informazioni e quello che potevano immaginare. Quindi magari anche uno stivale in un'impronta insanguinata, una scena straziante, un'immagine straziante di una madre, piccoli volti, piccole cose, sottolineate in particolare dalla striscia nera, quella è stata una scelta in un momento proprio di picco, di atrocità, di difficoltà generale, e però dare proprio quello che loro percepivano e loro immaginavano di cose che non vedevano a tu per tu. E invece quanto è difficile approcciarsi con la storia? Non so se è più difficile qualche da voi dal punto di vista artistico, quindi rappresentarla, o dal punto di vista, diciamo, stilistico, utilizzo questo termine nell'andarla a scrivere. Cioè, quanto è ingombrante, quanto è scomoda, se è ingombrante o scomoda, l'averci a che fare. Allora, è scomoda quando ti trovi davanti alle, secondo me, alle notizie che tu devi rappresentare, quelle davvero pesanti. Cioè, io ho avuto un attimo quando stavo rappresentando, non è tanto, però quando ho rappresentato l'eccidio di Stazzema, per quanto si veda quel che si vede, cioè, è pesante sicuramente. Quindi la storia di per sé ha quella pesantezza. Poi è scomoda perché purtroppo non ci sono grandi archivi di una marea di cose, di oggetti, di case, di uniformi magari un po' di più, sì, però non, le case dell'epoca lì, che non sono uguali alle case dell'epoca di dove sto io. Quindi, perché poi lì è tutto in montagna, dove sto io siamo in pianura padana, c'è cioè più piatto di così non si può, quindi non sono assolutamente la stessa cosa e non ha nessun senso fare una cosa per l'altra, quindi la ricerca è stata, devo dire, un po' Grazie. minuziosa e no, non sempre arrivata a buon fine, cioè a volte mi sono trovata ad usare degli escamotage per coprire cose che non sapevo se erano fatte davvero così, perché poi dopo giustamente qualcuno ti viene a dire no, ma questo. Quelli che ne sanno un po' di più e tu gli dici sì, no, cioè non, a me non piace dire me lo sono inventata perché non ho trovato niente, quindi Certo. la fronda di un albero e via. Quelli Gli alberi tendono a non cambiare tantissimo, quindi restano no, fortunatamente. ecco. Esatto. Allora, invece come scrittura, la parte più che scomoda che mi ha fatto pensare e mi fa pensare diverse volte è il dare la giusta importanza a quello che è successo. Quindi il non trascurare o il non trattare in modo superficiale o addirittura in modo offensivo chi realmente ha vissuto quel momento e un episodio. Stiamo perdendo Giulia. E un episodio comunque. Ok. Sì, ricordiamo, sì, studiamo, affrontiamo in mille occasioni, però comunque è un qualcosa che va rispettato e quindi è giusto parlarne nel modo più rispettoso possibile. Questo sicuramente è il mio primissimo pensiero che mi ha accompagnata fin da subito, anche se la parte veramente scomoda
E lì è un po' un pegno da pagare per chi, come io nasco dalla scuola del stringi un patto con il lettore. Quindi il primo pensiero va a me in primis come lettrice, quindi io cosa mi aspetto nel momento in cui interagisco con un volume, che sia un fumetto, un libro, qualunque cosa, che però mi dà un qualcosa. E quindi primo step. E poi chi? Quindi persone che io non conosco, però andranno a leggere un mio prodotto e quindi devono essere rispettate in primis perché hanno scelto il mio prodotto fra tanti. Per mille ragioni, però l'hanno scelto. Perciò è doveroso. Eccola Giulia. Scusate, Tranquillissimo. mia. E quindi è doveroso da parte mia, nostra, dargli anche un pochino di noi, un po' di fiducia, come loro ci hanno ripagati della propria. E questo da parte mia viene tradotto con inserire un qualcosa di personale, un qualcosa che non è sempre semplice da gestire. Io ho scelto, su suggerimento anche di Antonio, dell'editore, di parlarne a fine, in un breve resoconto, di far intervenire alcuni episodi che mi sono stati raccontati da miei nonni. Ho scelto anche di mettere il nome di mio nonno, un personaggio dei cinque scapestrati, con caratteristiche che lo hanno sempre accomunato, l'hanno, insomma, caratteristiche che per me, ricordo di nonno, sono quelle caratteristiche, e lì subentra la parte difficile, non solo nel rivivere un ricordo che magari ad oggi, arrivati a, insomma, un pochino cresciuta rispetto a quando mi raccontava la sua storia, che sicuramente dico, con il senno di poi, oggi la capirei diversamente, interagirei diversamente con questa vita che mi è stata raccontata e che per me in quel momento era la favola della buonanotte o sul Certo. bagnasciuga nell'estate al mare, e soprattutto la parte di pensare quello che mi è stato raccontato da bambina, per me era un racconto, quindi lo vivevo proprio con l'ingenuità, anche perché in quel momento per me intorno non vedevo queste cose, quindi per me era veramente un racconto, un videogioco. Oggi pensare che realmente quei bambini, dove c'erano i miei nonni, i nonni di Giulia, nonni di tutti noi, persone che noi comunque oggi incontriamo e con cui interagiamo, che hanno vissuto tutto quello, lì è un aspetto che ti fa un attimo riflettere e dici, glielo devo. Devo, proprio a livello umano, si meritano di dire, di far sentire la propria voce. Infatti l'aspetto della voce per me è stato importante. Invece c'è per caso un'altra storia che vorreste raccontare? Così, su due piedi. C'è un'altra storia. Nel Reggiano ce ne sono diverse. Ho il dubbio che la stessa squadra di tedeschi sia quella che poi dopo salendo è arrivata sui nostri monti, e ce ne sono stati diverse di stragi anche da noi, quindi insomma erano dei rastrellamenti, avevano l'ordine di fare questa cosa, quindi sicuramente ci sono tante altre storie da raccontare, e a me piacerebbe anche addentrarmi in quello che è il mio territorio. Anche nelle mie zone, io vivo in provincia di Siena, sono di Siena, e ci sono diversi episodi, alcuni sono già stati raccontati e tanti altri ancora vivono un po' nell'ombra. Ci sono testimoni che non hanno fatto sentire la propria storia, quindi sì, un pochino il cuore mi dice fallo. Da una parte, dall'altra è anche giusto rispettare a volte il silenzio. Sono consapevole che in queste zone c'è chi ha scelto di non parlare proprio per non voler rivivere o riaffrontare determinati episodi, quindi credo è giusto farlo quando ti viene richiesto, senza forzare troppo la mano. Senza essere invadenti, diciamo che il termine invasione mi sembra forse Calzante. il più appropriato. Ecco. Prima poi di avviarci alla conclusione con l'ultima domanda che riserviamo sempre ai nostri ospiti, innanzitutto, diciamo, parte tra virgolette marchettara, il palco è vostro, diciamo, per dove acquistare gli scapestrati e soprattutto perché. Cioè, domanda che può essere semplice, cioè banalissima. Dove e perché acquistare gli scapestrati della linea gotica?
Allora, il dove? Sicuramente sul sito Rider Comics della casa editrice e in alcune librerie, per esempio nel Reggiano e tutta la zona della Lucchesia li abbiamo, quindi magari è possibile sicuramente anche richiederli tramite distribuzione, dovrebbero esserci senza troppi problemi, anche se so che con le copie iniziamo a scarseggiare, però Beh, vabbè. Beh, positivo, però dai. vediamo cosa ci riserveranno i prossimi mesi. Perché acquistarlo? Acquistarlo se abbiamo voglia di conoscere chi realmente e come soprattutto ha vissuto un periodo storico che ad oggi viene tanto citato, viene tanto ricordato perché è fondamentale, però ci sono stati dei bambini, ci sono stati in particolare cinque scapestrati che in una zona specifica hanno vissuto un'estate unica sotto più aspetti. E se abbiamo voglia di entrare un pochino dentro alla storia, in punta di piedi, tramite chi per primo l'ha fatta, perché alla fine sono loro che poi l'hanno fatta perché riescono a portarla avanti, questo è sicuramente un fumetto che fa il caso loro. Allora, perché? Perché è parte della nostra storia ed è importantissimo. So che sembra banale, ma secondo me il perché è proprio questo. Dove nella libreria di fianco a casa, quando andrete a tirare la manichetta al libraio dicendo vogliamo una presentazione degli scapestrati. Anche io e Giulia ci muoviamo molto molto volentieri. Perfetto, perfetto. E, quindi intanto nel ringraziarvi anche per essere state con me e con chi ci ha seguito in diretta per questa puntata, noi siamo soliti fare una domanda a tutti i nostri ospiti, quindi non sentitevi assolutamente sotto pressione, anche perché non c'è, secondo noi, della redazione una risposta corretta, però ci piace chiedere l'opinione dei nostri ospiti. La domanda, sembra banalissima, però poi scoprirete voi che cos'è secondo voi, cosa significa essere nerd? Che definizione date alla parola nerd? Quindi qual è il vostro significato, la vostra esperienza che vi ha portato? Insomma, nerd per voi è? Nerd per me è in qualsiasi campo uno che si pianta lì su una cosa e diventa super appassionato, sa tutto di tutto quanto e per me questo è un nerd. Nerd è chiudersi nel proprio mondo, qualsiasi sia, dalla letteratura al videogioco, al cinema, al fumetto, qualunque. Io, per esempio, il mio essere nerd nasce dalle collezioni, quindi da collezionista poi divento nerd, perciò anche tutto il mondo del collezionismo. E anche la povertà. Esatto. E prendersi il proprio tempo, il proprio spazio ovunque, quindi proprio chiudersi nel proprio mondo e godere appieno di quella che è una propria passione e non abbandonarla soprattutto, cioè quella portarla avanti sempre, magari svilupparla, allargarla, rimpicciolirla, connettere altre cose, togliere, mettere, ma mai abbandonarla, restare fedeli a se stessi, questo sì, sicuramente. Io sono Perfetto. Vai Giulia. Ti abbiamo Non ti abbiamo perso più, un non ti, ab attimo. ti abbiamo perso. Ah, che io sono più nerd del cibo che del disegno, mi viene da dire. Quello. Non Si c'è, apre secondo una bella me, parentesi. la cosa bella che il nerd non preclude assolutamente alcunissimo argomento. Quindi, Anzi, anzi. un'ultimissima domanda al volo, non so se avete già in cantiere, se potete dirci qualcosa o meno su progetti futuri, bocche cucite, cioè, non so. Allora, io sto facendo un libricino molto molto carino con Giunti, e il contratto è firmato, quindi direi che, cioè, spero che vada in Direi porto. che Però è carino, cioè proprio dopo aver disegnato una cosa così forte, sono tornata un po' alla mia comfort zone di libri per ragazzi, con un bellissimo progetto. E poi ce ne sono altri che invece quelli aspetto ancora un pochino a dirlo, però alcuni. work in progress. Anche io invece resterò un po' più sul vago finché non abbiamo contratti che No, controllino il certo. tutto, e però principalmente la parte di divertimento con il mio collettivo, quello è continuo, quindi quell'idea folle che ogni tanto balena
subito per noi c'è, quindi quello è una costante. E poi sicuramente l'aspetto storico, per una parte storica è sempre stato, e da dove nasco come autrice, come nel mondo del fumetto nasco proprio nell'ambiente storico, quindi il mio cuore è sempre là, perciò sicuramente la parte storica da portare avanti, anche se ora ho la curiosità e la determinazione di allargarmi un pochino, quindi vediamo se subentra qualche genere anche un pochino diverso, vediamo se dove ci porta questa curiosità. Perfetto, noi saremo qua a aspettare, ecco, Sì. aspettare, curiosi sicuramente di leggere e vedere quello che farete. Io ringrazio sia Diletta sia Giulia per essere state con noi questa Grazie a te, sera. grazie Per a voi. chi ci ha seguito, vi do semplicemente appuntamento al nostro prossimo episodio. Vi ricordo, per chi non ci avesse seguito in diretta, che se ci state ascoltando poi in differita, noi siamo presenti su YouTube, su Spotify e naturalmente sul nostro sito. Quindi non vi resta che poi mettete campanelle varie e sarete sempre aggiornati sulle nuove uscite. Ringraziamento ancora da parte mia, vi do appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao, grazie!